Salve ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il TG Games Limited. Ragazzi, oggi sarà una puntatona, come avrete letto dal titolo. Ci sarà una grande bomba, infatti in questi giorni c'è stato il CDC 2020, la fiera, doveva essere la fiera per gli sviluppatori, ma visto questi problemi che ci sono in questi giorni, come potete vedere io sono ancora in quarantena a casa col mio pigiamino tranquillo, fate anche voi così. Dicevo, ci doveva essere questa fiera, non c'è stata, ma non l'hanno annullata, l'hanno trasformata in vari eventi virtuali, e i più importanti dovevano essere i webinar di Sony e di Microsoft con le presentazioni delle loro console. Così è stato. Sony ha cominciato per prima presentando la sua PlayStation 5 e praticamente ha snocciolato tutte le caratteristiche che adesso non vi sto a dire. Potete trovarle tranquillamente sul web. È stato, diciamo, un webinar un pochino noioso perché era rivolto appunto a sviluppatori, quindi dicevano cose più tecniche. Poi c'è stato quello di Microsoft altrettanto, quindi ragazzi un po' di delusione, non abbiamo visto come è fatta esteticamente la console, non abbiamo visto il pad, non abbiamo visto nessun gioco, insomma un po' di delusione. L'unica cosa sono le caratteristiche, riassumendo, facendo un super mega riassunto, praticamente Xbox One Series X ha processore e scheda video più potenti di PlayStation 5, mentre PlayStation 5 ha un SSD velocissimo, che secondo me è una buona cosa perché il caricamento dei giochi dipende tantissimo dalla velocità dell'SSD. Quindi diciamo che più o meno le due console non sono uguali, però potrebbero dare soddisfazioni differenti una e l'altra. Vedremo alla fine quando escono come sarà. Questo è quanto ragazzi, ma non era qui la bomba ragazzi, la bomba l'ha lanciata Limited Run. Sì ragazzi, infatti oggi pomeriggio a partire dalle 3, non dalle 16, hanno anticipato di un'ora. Già settimana scorsa era così, ho sbagliato, io vi ho detto alle 16, invece era alle 15, quindi alle 15 ragazzi partiranno i preordini di Limited Run, che sono non pochi questo venerdì. Ma attenzione, squillino le trombe, rullino i tamburi, perché finalmente si potrà prenotare Street of Rage 4. Ragazzi, questa è la super bomba di oggi. Lo attendevo veramente tanto, la versione fisica di questo gioco. Finalmente Limited Run ha aperto i preordini sia per la versione PlayStation 4 che per la versione Nintendo Switch. Per chi non lo conosce, Street of Rage è un picchiadura scorrimento che ha avuto tantissimo successo su Sega Mega Drive. I primi tre capitoli infatti uscirono su Sega Mega Drive, poi anche su Master System, su Game Gear, i primi due, comunque principalmente su Sega Mega Drive. Giochi bellissimi, io li ho tutti e tre naturalmente, li ho giocati, non li ho finiti tutti e tre, il 3 l'ho finito, il primo l'ho finito, il secondo ancora no, comunque sono veramente eccezionali. E altrettanto eccezionale è questo Street of Rage 4, non realizzato direttamente da Sega, però è fatto veramente bene ragazzi, con questa grafica tutta disegnata a mano, con tanti personaggi nuovi, personaggi in più e anche personaggi che abbiamo già visto negli altri Street of Rage. È bellissimo, ed è bellissima anche la versione fisica perché ha una doppia cover. Da un lato c'è appunto la cover normale Street of Rage 4 e dall'altra c'è la versione praticamente giapponese, infatti in Giappone si chiama Bark Knuckles 4, e facendo appunto l'inversione della cover avrete la copertina giapponese con la scritta Bark Knuckles 4, che tra l'altro secondo me è anche più bella. Ma non solo, perché non saranno disponibili solo le versioni fisiche normali, ma ci saranno anche le Classic Edition, bellissime le Classic Edition, voi lo sapete, le adoro. E in questo caso non potevano che fare una cartuccia uguale, o meglio una scatola di cartucce uguale a quella del Sega Mega Drive, anzi uguale a quella del Sega Genesis, visto che Limited Run è americana e anche la versione qui di cui stiamo parlando è americana. Quindi avremo una bella cartuccia stile Sega Genesis con le righe rosso chiaro, rosso scure. Ma attenzione, perché la versione PlayStation 4 avrà proprio la cartuccia come se fosse proprio Sega Genesis, con scritto di lato proprio Sega Genesis, il bollino Sega, che però all'interno c'è scritto Limited Run. Però
molto più simile alla versione Sega Genesis. Se invece la versione Nintendo Switch sarà un pochino differente, perché Nintendo ha dato delle direttive che deve sempre comparire il logo Switch, che comunque io sono d'accordo, però poteva comparire insieme anche quello per Sega Genesis, e quindi troveremo invece della scritta Sega Genesis in alto a sinistra il logo di Nintendo Switch, dietro le varie descrizioni che ci sono sempre nel gioco Nintendo Switch. Io prenderò probabilmente la versione Nintendo Switch, però secondo me questa volta è molto meglio la versione per PlayStation 4. Quindi ragazzi, questa è la bombona, la super bomba di oggi, e non fatevelo sfuggire perché è veramente un bellissimo gioco. Ma non finisce qui ragazzi, perché per poter giocare bene come se foste sul Sega Mega Drive questo gioco, ci vogliono dei pad adatti, e quindi insieme al gioco si potranno prenotare anche i pad originali del Sega Genesis o Sega Mega Drive, quello a 6 pulsanti in versione senza fili, quindi Bluetooth, che funzionano direttamente senza fili su Nintendo Switch e su PlayStation 3. Purtroppo non è specificato PlayStation 4, è specificato solo PC, PlayStation 3 e Nintendo Switch, quindi potrete utilizzare il pad, che tra l'altro è ufficiale, un prodotto ufficiale Sega, è prodotto da Retrobit, quindi qualità veramente elevata, perché Retrobit fa dei pad veramente ottimi. Potrete scegliere due versioni, sarà disponibile sia in colore classico nero e sia in un colore blu trasparente, che tra l'altro è anche molto carino. Quindi avrete la possibilità di acquistare questi due pad, che non costano nemmeno tantissimo e che funziona appunto almeno sulla versione Nintendo Switch. Poi potrete utilizzarlo anche su PC e su PlayStation 3, sempre con collegamento Bluetooth. Ma attenzione, perché potrete anche acquistare un accessorino che vi permette di utilizzare questo pad anche sul Sega Mega Drive ufficiale, quindi meglio di così non si può. Collegate praticamente questo accessorio dentro lo slot per i pad del Sega Mega Drive e potrete utilizzare il pad Bluetooth senza fili, quindi non come i vecchi pad infrarossi che basta che c'era una cosa davanti e non funzionavano. Questa volta potete proprio utilizzare questo pad Bluetooth, che meglio di così non si può. Sicuramente io prenderò tutto, cioè il pad, l'adattatore e il gioco per Switch, così me lo giocherò al massimo. Ma non finisce ancora qui, perché Limited Run ha aperto i preordini anche per altri due giochi della serie di Star Wars, quindi questa collezione Star Wars che si sta riempiendo mano a mano. Questa volta i due giochi sono in versione PC e si tratta di Star Wars Dark Force Classic Edition, uno sparatutto in prima persona uscito su PC, ma se non sbaglio è uscito anche su PlayStation 1, con una grafica in stile Doom, quindi con personaggi pixel che si muovono in un mondo 3D. Comunque molto divertente, ci sono molte fasi di introduzione alla storia, quindi non male come gioco, e sarà disponibile in versione fisica normale con questa ormai consueta confezione di plastica che contiene all'interno poi o la cartuccia o in questo caso un CD in jewel case per PC, oppure in Collector Edition con tanti gadget in più e con queste scatole che ormai hanno tutti questa forma nera con la scritta, che fanno parte di questa collezione Star Wars, che praticamente io non ne ho quasi nessuno, solo uno ne ho preso finora. E poi ragazzi, non solo questo, perché sarà prenotabile anche Star Wars Jedi Knight Dark Force 2 Classic Edition. Anche questo è un altro sparatutto in prima persona nel mondo di Star Wars, però questa è una grafica più tipo Quake, quindi tutta poligonale. Anche questo è un bel gioco del passato e uscì su PC, mi pare solo su PC, non ricordo se uscì anche su console, comunque sicuramente uscì su PC ed adesso è stata fatta questa Classic Edition, anche qui con la sua cartuccia di plastica, scatolina di plastica con all'interno il CD in jewel case, oppure in Collector Edition sempre con la sua scatola da collezione e tutti i vari contenuti. Quindi ragazzi, tutti questi giochi Street of Rage, questi due Star Wars, sono tutti disponibili questo pomeriggio a partire dalle 3. Vi lascio tutti i link per poterli preordinare, compresi anche i pad per il Sega Mega Drive. Però ragazzi, sì ragazzi, c'è un però, infatti non ho fatto in tempo ad avvisarvi, ma praticamente 2 giorni fa erano stati aperti i preordini per un altro gioco
che hanno fatto insieme Limited Run e I Am 8-Bit. Si trattava di una versione con cover alternativa di Psychonauts, quindi ragazzi è stato già venduto da Limited Run, io l'ho già preso, l'avrete già visto qualche puntata fa degli ultimi arrivi, hanno fatto questa versione alternativa, questa cover, che tra l'altro è più bella effettivamente rispetto a quella che ho io, in collaborazione con I Am 8-Bit. Si poteva acquistare sia dal sito di Limited Run sia dal sito di I Am 8-Bit, anche se è sconsigliato visto che I Am 8-Bit emette 25 euro per spedizione. Comunque ragazzi, non ho fatto in tempo ad avvisarvi, vabbè, pazienza, spero che non fatto un danno. Ma passiamo ad altre notizie. Infatti Red Hat Games ha annunciato il prossimo gioco, anzi ha già aperto i preordini per il prossimo gioco preordinabile dal loro sito. Si tratta di Children of Zodiacs per Nintendo Switch, gioco di ruolo con una bella grafica poligonale, con una visuale isometrica vista insomma di lato tipo Diablo. Non sembra male, un pochino cartonesco, però comunque fatto molto bene. È preordinabile dal sito di Limited di Red Hat Games, non hanno nemmeno messo ancora la copertina, comunque è già prenotabile. Hanno fatto un annuncio che a causa dei problemi che ci sono in questo periodo non effettueranno in questo periodo delle spedizioni e non produrranno nuovi giochi, forse per questo ancora non hanno nemmeno la copertina, quindi per vedere come è fatto dovremo aspettare un paio di mesi. Per il momento comunque chi vuole può già preordinarlo. Passiamo poi a Play Asia, perché anche loro hanno aperto proprio oggi i preordini per una nuova esclusiva prodotta appunto da Play Asia con il loro marchio East Asia Soft. Si tratta di Seabed per Nintendo Switch, un misto tra un gioco di ruolo e una graphic novel di quelle classiche giapponesi, con diciamo i disegni con le persone che parlano ma ci sono anche dei tratti tipo gioco di ruolo. Anche questo, come sempre da Play Asia, è disponibile sia nella versione classica normale sia nella bella Collector Edition con tanti bei contenuti. Le ho prese tutte io le Collector per Nintendo Switch esclusive di Play Asia, quindi probabilmente prenderò anche questa. E poi sempre da Play Asia hanno aperto i preordini per un gioco che deve uscire anche da un'altra parte in versione da collezione, ovvero da Signature Edition. Infatti abbiamo parlato un paio di settimane fa del loro nuovo gioco che si chiama Spirit of the Moon, questo gioco con protagonista questa volpe che si muove in questo mondo insieme a uno spirito, con una bellissima grafica in arrivo su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ebbene, hanno già aperto i preordini per la versione normale di questo gioco da Play Asia. Se a qualcuno interessa vi lascio sotto il link per poterlo preordinare. E con questo ragazzi è tutto per quanto riguarda le notizie di videogiochi delle Limited in uscita praticamente quasi tutte oggi. La bombona ve l'ho lanciata già dall'inizio, ovvero è disponibile Street of Rage 4, quindi ragazzi io non me lo farei sfuggire. E finiamo questa puntata con un paio di notizie dal mondo Marvel, perché a causa di questi problemi sono successe un po' di cosine. Praticamente doveva uscire ad aprile il film di Vedova Nera di Black Widow, ma visto i problemi che ci sono in questo periodo hanno deciso di annullare l'uscita del film e addirittura di annullare l'uscita di tutti i film previsti per il 2020. Il prossimo film doveva essere anche The Eternals, infatti non possono continuare a girare, quindi quello si blocca. Invece Vedova Nera non si può andare al cinema, quindi nessuno se lo va a vedere, quindi questi due film li hanno bloccati. Non si sa ora se Vedova Nera lo faranno su Disney Plus, visto che fra qualche giorno, il 23, parte anche da noi in Italia Disney Plus, quindi i telefilm sono ancora previsti. Non so se spostano anche il film di Vedova Nera su Disney Plus e lo sfruttano come un ulteriore vantaggio per chi fa Disney Plus, oppure se gli conviene più
magari posticiparlo, che ne so, ad agosto, comunque quando le cose si mettono a posto e devono un po' calcolare come fanno più soldi, quindi sceglieranno di conseguenza quale delle due scelte fare. E poi dobbiamo parlare un po' di Spider-Man 3, infatti. Stanno circolando delle voci insistenti che praticamente, oltre a darci il titolo del film, infatti il film si dovrebbe chiamare Spider-Man Home Run, proprio per quello che abbiamo visto alla fine di Spider-Man 2, infatti è stata svelata l'identità al mondo di Spider-Man, quindi adesso Spider-Man è nei guai, quindi deve scappare, la voce più importante è che ad aiutare Spider-Man sarà niente meno che Daredevil, ma non un Daredevil qualsiasi, ma proprio il Daredevil che abbiamo visto su Netflix, ovvero lo stesso attore Charlie Cox che interpretava Daredevil nei telefilm appunto di Daredevil su Netflix, sarà lo stesso Daredevil nel film di Spider-Man 3. Questa sarebbe una cosa molto bella perché... a parte che sono molto amici i due attori, li abbiamo visti spesso insieme, ma secondo me sarebbe un'ottima cosa anche per collegare un po' il mondo dei telefilm Netflix, che in un certo senso dovevano essere collegati, ma a parte qualche cosa che hanno detto proprio all'inizio del primo Daredevil, poi si è perso completamente il collegamento. E quindi speriamo che tutte queste siano notizie fondate, che vedremo Daredevil interpretato proprio da Charles Cox nel nuovo film di Spider-Man, perché sarebbe una cosa veramente bella. E con questo, ragazzi, è tutto con questa puntata del TG Games Limited. Ci vediamo venerdì prossimo con la nuova puntata del TG Games Limited. Se non ci sono tante novità, vi voglio un po' parlare dei giochi che sono disponibili su Pixel Earth, perché sono veramente molto interessanti e quindi ne dobbiamo parlare. Se invece abbiamo tante notizie non ve ne parlo, ve lo rimando alla prossima puntata, o vi faccio una puntata in settimana, magari martedì, così parliamo proprio di questo. Per ora è tutto, alla prossima, ragazzi, ciao ciao. Ragazzi, oggi un puntatone, ragazzi, è vero. Ho scritto dal lato il pad originale, perché è anche ufficiale Sega. potete utilizzare il... però... cazzo di giochi sono? Oppure in Collector Edition... ma... dopo le belle notizie arrivano anche... però, ragazzi, sì, c'è un però. Anzi, ce ne sono due però. E che cazzo. Primo gioco che... Street of Rage... Street of Rage... E infatti è disponibile... doveva uscire a fine marzo... E con questo, ragazzi, è tutto per questa puntata degli ultimi...